Eccoci qua anche questa sera con Fabrizio e le sue campane. Puoi spegnere, schiaccia l'interruttore così si spengono. Ma guarda, nella mia esperienza ho suonato anche le campane, quindi no, qui ogni ora suonano, ma fino a che sono le ore va bene, quando sono altri messaggi, in tempo di Covid erano molto frequenti anche altri tipi di campane. Intanto ti saluto subito Picchio Tenace Rock e Massimo Grande. Borgia che è su Clubhouse, siamo anche in diretta su Clubhouse. Che giorno è oggi, Fabrizio? Oh, sapevo che mi avresti fatto questa domanda e non mi sono preparato. Aspetta che guardo. È mercoledì 15 dicembre 2021. Sono le 19:01 e questa è la chiacchierata numero 346. Grande. E giusto oggi sono tornato da quant'è, un'oretta fa da Verona per un pezzettino in più che ci sarà dalla diretta 366, quindi tra 20 giorni ci sarà una novità perché ho deciso di continuare finché non mi stanco, tanto mi piace, stiamo in compagnia, si può ritornare se ti trovi bene, poi me lo dirai alla fine. E quando e dove ci siamo conosciuti, Fabrizio? Allora, ci siamo conosciuti virtualmente su Clubhouse e onestamente ricordo vagamente l'occasione, sicuramente mentre stavo dicendo qualche eresia. Allora, si vede che c'è stato qualcosa che ti ha colpito, mi hai contattato e niente, adesso ci C'è siamo. stata più di una cosa che mi ha colpito, ma più di una, anche Niente. perché su Clubhouse ci si mette un po' a nudo qua del tutto, qua con Ah, me del va tutto. No, bene, partiamo. mi è piaciuto. Partiamo dalle foto e le devo ancora preparare, quindi partiamo da Fabrizio. Se vuoi Chi è? anticipo io una cosa che secondo Dai, me dai. ti ha colpito, nel senso che in questo periodo, allora, a me piace molto lavorare per progetti, quindi qualsiasi cosa faccio più o meno deve avere un nome e un progetto. Molto importante anche il nome. In questo momento ho due progetti che riguardano la genitorialità. Io avverto molto la responsabilità di accompagnare degnamente le mie due figlie, che sono Gaia e Alice, 5 e 10 anni, e in questo periodo sento che la responsabilità dei genitori è grande. E i problemi e diciamo, le contingenze sono molto impegnative, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a fianco dei nostri figli e seguirli. Sul discorso genitorialità, abbiamo io, mia moglie ed altre famiglie, altri amici, iniziato due progetti. Uno si chiama Scuola 2039 e l'altro si chiama Father and 50. Esatto, Esatto, vediamo se. tutti, difatti adesso che mi dici i nomi, quello della scuola mi ricordavo, la scuola ma l'anno mai, Sì. Father and 50 quello me lo ricordavo perché proprio quando ci siamo conosciuti hai detto questi due progetti, ci siamo conosciuti con quello. Sì, no, perché cerco nuovi adepti anche su Clubhouse, nuove forze, nuove, ma più che altro nuove idee, nuovi spunti di approfondimento. E nuovi lampi di luce che mi aprono nuovi mondi, poi mi piace molto buttarmi in tutte le cose nuove, c'è sempre qualcosa. In questo sono molto ingegnere. C'è un altro gruppo su Clubhouse che frequento che si chiama Curiosi Creativi e Tecnologici, quindi mi ci ritrovo pienamente in questa definizione, quindi sono sicuramente molto curioso. E, no, si chiama Scuola 2039. Poi su questo c'è anche un minimo di discussione con mia figlia, perché una sera del 2019 ci stavamo annoiando, non sapevamo cosa fare e io e mia figlia Alice, che all'epoca aveva 8 anni, abbiamo immaginato la scuola del futuro e abbiamo detto la facciamo av avanti di 20 anni.
e quindi abbiamo fatto 2019 più 20, 2039. Poi mia figlia dice che casualmente l'orologio sul forno a microonde indicava 2039, anche quello, quindi ci sono state queste due coincidenze e quindi da lì è rimasto 2039. E in pratica la scuola 2039 è una scuola in cui i bambini sono veramente al centro e in un certo senso guidano i genitori sulla strada del futuro. Poi, come tutti sanno, c'è stata una piccola pandemia mondiale e quindi per me è stata come un ponte, uno Stargate verso il futuro, no? Quindi abbiamo tirato fuori dal cassetto questo progetto e in un certo senso è come se il futuro avesse bussato alla porta dicendo toc toc, sono qua, e entra, cosa devi fare, ormai sei qua. E quindi noi abbiamo tirato fuori questo progetto. E questo è il volantino di un programma di un ipotetico anno accademico 21-22 in cui abbiamo messo un tema generale che è amico minaccia e abbiamo fatto una sorta di scuola, però la scuola non è per i bambini ma è per i genitori, perché secondo me bisogna tornare a studiare. Nel mio caso io ho fatto un po' di bilanci perché sono arrivato ormai a 50 anni ed è proprio la mia vita divisa un po' a metà, no? Fino a 25 ho studiato per diventare ingegnere e da 25 a 50 ho più o meno sempre lavorato come ingegnere, però in realtà non ho mai smesso di studiare, anzi ho studiato di più nella seconda parte della vita che non nella prima, e sono anche molto contento perché tantissime cose sono cambiate in questi anni, ogni giorno ci sono delle cose nuove o le cose vecchie vengono riviste in modo nuovo. Per esempio è famosissimo un aneddoto di Einstein che passeggiava nei giardini di Princeton e faceva il professore, no? Allora un assistente disse ad Einstein: guardi professore che quest'anno ha dato come compito in classe le stesse domande dell'anno scorso, come mai, ha fatto un errore? E lui rispose: sì sì, ho dato le stesse domande, ma il problema è che nel frattempo le risposte sono cambiate, perché andando avanti con gli studi le teorie erano cambiate, no? Quindi lo stesso succede nella nostra vita, le domande più o meno rimangono le stesse, specialmente le domande grandi e importanti della vita, sono le risposte che cambiano sempre in modo dinamico, no? Poi a me piace molto anche il cinema, quindi per esempio anche i libri che poi portano anche a dei film. Per esempio a me piace molto la Guida Galattica per autostoppisti, no? Quindi che alla fine si cerca la risposta, ma la cosa importante alla fine è fare la domanda giusta, no? Quindi le domande più o meno sono quelle e lavoriamo un po' insieme per trovare queste risposte, ma per fare questo dobbiamo studiare continuamente. Quindi abbiamo fatto questa scuola per i genitori e abbiamo chiamato quattro interlocutori di primissimo piano, no? E i temi sono tutti legati da questo tema generale dell'amico minaccia. E per esempio abbiamo fatto questo incontro il 18 novembre con Alberto Pellai, che è un famoso psicoterapeuta. Poi abbiamo fatto questo incontro giovedì scorso sul gioco. Qui c'era anche l'emergenza dello Squid Game, quindi il gioco che può essere sicuramente positivo, ma può essere anche negativo. Io quello lì ne ho visto un pezzettino e ho chiesto con mia figlia: ma come fa a piacere? Ma guarda, io sono abbastanza un estimatore, nel senso che è molto estremo, allora inquadrato nella nicchia della filmografia sudcoreana, è niente, cioè è normalissimo. Per chi non ha mai visto niente di questo tipo è molto violento. La cosa particolare che mi ha colpito è che io l'ho visto tutto a piccolissime dosi, quindi ho visto 5 minuti, poi andavo a fare degli approfondimenti sulla filosofia, architettura, tutto quello che c'era dietro, no? E a me non ha fatto nessun effetto, perché io l'ho visto proprio come se io dovessi bere un bicchiere di vino, cioè un dito al giorno.
Però dico, se tu lo vedi da adulto, lo vedi sotto un'ottica diversa che lo vede un ragazzo o un Sì, bambino, un sicuramente sì. Beh, adolescente. diciamo che è vietato ai minori di 14 anni, quindi il compito del genitore è quello di tenere più o meno lontano i bambini da questo. Ma nel caso in cui venga a contatto, perché il problema è stato quello che gli amici o i conoscenti, i compagni di scuola che l'avevano visto hanno detto agli altri queste cose qua, o peggio ancora, ci sono stati su YouTube e altri social delle sequenze editate, magari per esempio solo su un personaggio, e quindi venivano estrapolate solo alcune scene e il significato generale andava un po' perduto. Poi, Cambiarci. no, la cosa che mi ha colpito è che mi avevano spoilerato il finale diverse persone, e poi io l'ho visto e tutte queste versioni non coincidono tra loro, nel senso che mi hanno detto alcune cose che secondo me non ci sono. Adesso non dico niente per non spoilerare, se No, qualcuno no, lo certo. vuole rivedere, ma per me il Appunto. finale invece è molto positivo. E poi Appuntamento, magari se capita una foto che ti ho mandato, mi sì, dopo ricollega a lo metto. questa cosa. Appuntamento di domani. Domani sul cibo, importantissimo, con una dottoressa nutrizionista specializzata appunto in età pediatrica. Anche il cibo sicuramente ha la doppia veste di amico o minaccia, e quindi dobbiamo stare attenti anche a questo discorso. E poi chiudiamo diciamo in bellezza con Luca Mercalli il 19 gennaio sul climate change, global warming e queste tematiche sul clima che mi stanno molto a cuore. E anche in questo caso abbiamo messo un titolo volutamente provocatorio: Il caldo è un amico o una minaccia? Perché c'è ancora purtroppo qualcuno che pensa che il caldo sia una cosa buona, nel senso che si può andare a fare il bagno magari anche a ottobre, o si può coltivare il vino, la vigna in Scandinavia, ma in realtà sappiamo che in realtà anche pochi gradi di temperatura possono fare dei danni irreparabili. Stanno già facendo dei danni irreparabili. Più che altro, non tanto al nostro pianeta, ma proprio alla nostra specie di Homo sapiens sapiens, che quindi dobbiamo. Che tanto sapiens non è. A proposito di Homo sapiens, ho visto che tu hai messo la foto del mio ufficio dove sono adesso, che è poi il mio regno, e c'è un murales grandissimo con una testa di gorilla. Ho scelto il gorilla come tra tutti i primati perché secondo me ha una doppia valenza, cioè può essere un cucciolotto buono, ma può diventare anche particolarmente cattivo, no? Quindi il significato più basic del gorilla è per i miei clienti, che se non pagano gli mando il gorilla a casa. No, in realtà è perché comunque poi c'è la scritta a fianco che è scritto "Ci stiamo evolvendo", e perché comunque non bisogna mai stare fermi, bisogna essere sempre attivi, bisogna sempre uscire dalla comfort zone, le classiche cose che si dicono. E io l'ho messa sul muro apposta per ricordarmi ogni giorno e ricordare a quelli che vengono qui che anche in campo lavorativo non bisogna mai stare fermi, ma bisogna sempre puntare a migliorarsi, a crescere, no? Quindi in Intanto quest'ottica qua. Quindi ti saluto anche Maria dalla Sicilia che è arrivata. bene. E quanto è difficile fare il genitore nel 2021? Prima Sì. domanda. Seconda domanda, è meglio fare figli da giovani giovani o anche dopo? Questa è una bella domanda, sono impreparato, quindi non so, tanto ci penso. No, fare il genitore oggi è molto complesso, perché la nostra è comunque una responsabilità. Immagino che sia sempre stata così, però in questo periodo la nostra responsabilità è comunque elevata, ma nel contempo io mi rendo conto che comunque il grado di impreparazione generale è massimo, nel senso qualsiasi cosa mi chieda mia figlia, io mi rendo conto di essere impreparato, stavo dicendo inadeguato, ma comunque il livello è quello, nel senso che tanti temi, per esempio anche lo stesso Squid Game che abbiamo citato prima, è veramente, veramente complesso, anche perché se ci pensiamo, noi abbiamo, nel caso per esempio di Squid Game, come, diciamo, come contraltare, come avversario in questa lotta, abbiamo
dei mostri giganti, no? Abbiamo Netflix, abbiamo tutto un sistema di, della società contemporanea, e abbiamo quello che io temo e comunque è già abbastanza presente, tutta una parte di automi, automatismi, algoritmi, intelligenza artificiale, che non, anche quella meriterebbe una serata, e anche quella si presenta molto spesso sotto forma di un amico, ma in realtà potrebbe essere anche una grande minaccia. Sinceramente non ti so dire se è più minacciosa la realtà, l'intelligenza artificiale o l'uomo stesso, perché sono stati fatti appunto degli studi, è uno dei miei campi che mi appassiona più di tutti, sono stati fatti appunto degli studi o delle prove, e tutto sommato è molto più cattivo l'uomo con i suoi simili rispetto all'intelligenza artificiale, no? Sicuramente, perché l'intelligenza artificiale cioè anche con i telefoni evoluti tipo quelli di adesso hanno quei microfoni che bene o male ti ascoltano 24 ore al giorno, ascoltano quello che dici, elaborano e ti dicono, ti fanno vedere quello che ti piace per forza, poi tu vai a comprare quello che ti fa vedere, perché gliel'hai detto tu alla fine. Le persone invece sono dotate purtroppo di cervello, e anche non tanto sano ogni tanto, spesso, e quindi non è come un computer, perché ti possono valutare, giudicare e fare un qualcosa sia a tuo vantaggio che a tuo svantaggio. Sì, però diciamo la cosa un po' perversa è che hanno questo comportamento un po' che noi facciamo anche fatica a individuare. Pensa per esempio al navigatore, no? Mm-hmm. Quando è arrivato, io mi ricordo che per esempio se io da qui, dalla provincia di Varese, dovevo raggiungere Milano, chiedevo magari a degli amici dicendo: ah, ma tu che sei andato questa mattina, com'è il casello di Melegnano, che strada devo fare? Si chiedeva proprio agli amici questa cosa qua. E quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale o comunque a dei software, pensiamo a qualcosa che ci dà una risposta esatta. Cioè che io chieda da qui a Milano qual è la strada più veloce e ci aspettiamo che ci dia una risposta sicura al 100%, no? Quindi all'inizio c'è stata questa cosa un po' di rapporto conflittuale, però diciamo l'intelligenza artificiale o comunque il software di quel tipo all'inizio ci dava delle informazioni che erano solo leggermente meglio del nostro amico, ma proprio pochissimo, avendo ovviamente una base di informazioni molto più ampia, per esempio con le informazioni sul traffico in tempo reale, e ha cominciato piano piano a darci delle informazioni leggermente meglio, cioè, si è presentata come un amico leggermente più informato degli altri, no? E noi abbiamo cominciato a fidarci, no? Quindi alla fine abbiamo detto basta, gli nostri amici per le strade non ci servono più, usiamo il navigatore e basta. Oggi il navigatore è talmente evoluto che la stessa cosa è successa per esempio nel gioco degli scacchi, no? All'inizio il software era un avversario. Alcuni pensavano che non sarebbe mai riuscito a battere il campione del mondo o l'uomo in generale, adesso sappiamo che invece è diventato impossibile per chiunque uomo competere alla pari con un computer, no? E, però gli studi danno qualche speranza, perché per esempio dopo gli scacchi hanno distrutto altri giochi, e per esempio c'è il gioco del Go. E in questo poi dopo è arrivato a Google a mani basse, che ha comprato il software e tutto quanto. E il gioco del Go è molto più complesso, perché anziché avere una scacchiera 8x8, una scacchiera 61x61, quindi le combinazioni sono molte di più. C'è un bellissimo documentario, forse questo anche diciamo libero su YouTube, che si chiama AlphaGo o qualcosa del genere. E tra l'altro è fatto un documentario ma molto avvincente, perché c'è la lotta della specie umana contro il computer. Ma la cosa in particolare è che il computer, in questo caso lo spoiler, il computer vince a mani basse, ma anziché distruggere l'avversario lo tiene a galla. Quindi alla fine, siccome il gioco del Go si tratta semplicemente di
avere un'occupazione della scacchiera in percentuale superiore all'avversario, non vince 90-10, 80-20, ma vince sempre, questo è l'aspetto inquietante, ma vince sempre 51-49, cioè lo tiene lì, no? Come se in un certo senso la presenza dell'uomo gli servisse e facesse parte della strategia. Quindi la speranza è che non ci distrugge, ma ci tiene lì a bagnomaria e ci sfrutta, no? Come se noi avessimo delle componenti, questa invece è una delle mie figlie, Alice, che è entrata in un mondo virtuale, no? E no, è uno dei miei interessi, appunto, quello dell'intelligenza artificiale e la realtà virtuale, no? E diciamo, nel mio lavoro è fondamentale essere sempre aggiornati su tutto, no? Quindi, prima ancora che Zuckerberg annunciasse il suo metaverso, noi abbiamo già fatto de degli esperimenti, sempre con dei bambini, perché comunque i bambini hanno questa intuizione, hanno questo pensiero in parallelo, cioè noi, come sai, ragioniamo in modo molto seriale. Ci sono degli esperimenti di psicologia che se ti mostrano un oggetto, un'immagine, anche un cerchio, un'immagine semplice, il nostro pensiero va in modo seriale, trova una soluzione, dice, quella è una ruota di una bicicletta. E poi praticamente tutti i nostri pensieri si focalizzano su quello e non riusciamo ad andare molto più in là della ruota di bicicletta, no? Se dobbiamo pensare a qualcos'altro, ecco, questo è un altro esempio di da dove sono partito e da dove stiamo arrivando, no? Mentre i bambini ragionano con un pensiero molto parallelo, cioè se vedono un'immagine di un cerchio, istantaneamente ti dicono 10 oggetti, noi facciamo veramente fatica a pensare a 10 oggetti che sono legati al cerchio, no? Invece i bambini in parallelo istantaneamente ti dicono 10 cose diverse e da quello tu puoi partire per trovare per esempio delle soluzioni a dei problemi. Per esempio in matematica c'è il famoso studio di funzioni, no? Cioè, tu parti da un punto, studi la derivata prima, la derivata seconda, queste cose qua e arrivi a trovare un massimo o un minimo della funzione, ma è solo un massimo o un minimo locale. Invece, grazie al caos e altri sistemi, così tu puoi partire da tanti punti diversi di questa funzione e trovare tanti massimi o tanti minimi diversi, quindi puoi spaziare in modo molto più ampio. Sì, questo per esempio è il famoso ZX Spectrum, che è stato il mio primo computer. Questa foto l'ho chiamata appunto inizio della vita da informatico. Era il Natale dell'82. E ho ricevuto il primo computer e poi diciamo la cosa simpatica è che in seconda media il computer l'ho portato io, non l'ha portato il professore di applicazioni tecniche e poi l'ho anche bruciato, quindi mi ricordo questa scena che purtroppo nell'inserire un connettore della stampante ricordo averlo anche bruciato, quindi poi dopo mi sono un po' evoluto. Dove ci porteranno i computer quantistici? Non lo sappiamo. No, cioè, allora c'è una cosa molto interessante che è questa, no? Noi, anche una scienza che è tra le più evolute, come quella dell'informatica, non sappiamo fare previsioni sul futuro, no? E utilizziamo, per esempio, banalmente la famosa legge di Moore che dice che ogni 2 anni una certa grandezza raddoppia, no? La frequenza del processore, la capacità di memoria, eccetera, eccetera. Però è sempre una legge basata sul principio di causa-effetto, usiamo il passato per prevedere il futuro. Fino ad oggi è stato così, quindi se andrà avanti ad essere così, cioè, noi continueremo a rispettare queste leggi. Tutte queste nuove tecnologie, cioè il quantum computer, l'intelligenza artificiale e altre cose che si stanno evolvendo diciamo, in parallelo, rompono questo principio di causalità. Scusate, bevo un po' perché mi sto. Intanto, mostra qualche foto. Arrivo, eh. È già un segnale che sto parlando troppo. No, no, va benissimo. No, perché vorrei dire tantissime cose, ma
No, ho deciso che la chiacchierata con te andrà su tre puntate. se non muore nessuno prima di... No, pensa alla mia famiglia che tutte le sere sente questi pipponi incredibili. Ma Sono dei cosa santi, sono dicono dei santi. Alice? Ma ti ho mandato la foto, mettimi per favore la foto dove c'è Spider-Man, dai, quella lì che secondo me è Sì. carina. Aspetta. Sì, ho fatto le foto alle foto. Quando tu mi hai detto di darti delle foto, ho pensato di fare delle foto all'interno del mio ufficio, perché comunque in un modo quasi frattale, cioè all'interno dell'ufficio c'è tutto, presente, passato, futuro, sono tutti presenti, come nel nostro DNA in un certo senso, c'è tutta la nostra storia, no? Da quando siamo nati, anche nel caso delle donne, anche dei figli, no? È tutto già tutto presente in noi, no? Quindi nel presente c'è tutto, il presente, passato, futuro, al punto tale che alcuni dicono, come i fisici quantistici, che il presente, passato, futuro non esiste, cioè il tempo stesso non esiste. Cioè, ecco, infatti, questo è un libro che, per esempio, mi ha sconvolto la vita, nel senso, era un periodo di particolare stress, ero in un viaggio in macchina e c'erano diversi problemi in famiglia. E dopo, se torni alle immagini di prima, ti dico anche perché ho messo quell'immagine di prima. Ho ascoltato questo audiolibro in macchina e mi ha praticamente fulminato, nel senso che avevo già sentito l'intervista dell'autore, cioè Carlo Rovelli, su Rai 3, è stato spesso anche ospite di Fazio. E la sua appunto teoria è che la sua è quella del gruppo di fisici quantistici a cui appartiene, è che appunto il tempo, come lo intendiamo noi, presente, passato, futuro, è semplicemente una semplificazione che ci siamo dati per poter discutere, per poter ragionare. Anche gli stessi verbi, il presente, passato, i tempi dei verbi, è un'invenzione dell'uomo. Adesso ti spiego io il tempo per me che cos'è. È una variabile che non esiste e in base a quello che stai facendo e quanto sei preso nel fare quella cosa si allunga o si accorcia. Perché le 24 ore, se pensi, quando fai una cosa che ti piace, durano pochissimo. Quando fai una cosa che non ti piace, non finiscono mai, non passano mai. Sì, a volte è soggettivo. Invece bisogna riuscire a ribaltare questo aneddoto, perché quando fai una cosa che ti piace, deve durare un sacco, perché ti diverti, ti appassiona. Io, bene o male, ci sono riuscito. E da quando ho 15 anni ho tolto l'orologio, non guardo, in casa non ho orologi, non guardo il cellulare per guardare che ore sono, semplicemente dico ho fame, mangio, e ho sonno, vado a letto. Cioè ho preso un qualcosa di orologio biologico. E non è necessario stare lì perché mi stressava sempre quando ero a scuola che guardavo l'orologio perché non passavano più le lezioni, oppure eri lì a fare una verifica e durava troppo poco il tempo perché non era mai Vedi, il abbastanza. campanile ti ha già risposto. Però ti dico, su questa cosa del tempo, per esempio, allora, tutto per me è collegato, no? Prima parlavamo della responsabilità dei genitori. E io faccio sempre questo esempio, che cioè, non ci avevo mai pensato, però entrando in questi, diciamo, studi, in questi hobby, queste letture, mi è apparsa chiaro questa cosa. Supponi che io sia un papà. Io ho solo due figlie, ma supponiamo che di averne tre, ed una frequenta la prima classe, una la terza e una la quinta, e io sto fuori da scuola e le guardo. Allora, quello che sta in terza, per esempio, il suo presente è essere in terza. In un certo senso, il suo futuro è il fratello che sta in quinta, e il suo passato è il fratello che sta in prima. Quindi
ovviamente tutto quello che è in quinta ha il passato in terza e in prima, eccetera, eccetera, no? Il padre che è fuori, è come me in questo caso, li vede tutti e tre e vede contemporaneamente il presente, il passato e il futuro come collassati in una fotografia, no? Quindi vede la prima, la terza, la quinta. Quindi anche nel mio lavoro o anche questi incontri per i genitori, io voglio fare questa attività. Ho la fortuna di vedere il futuro per gli altri due figli, quella che sta in quinta, e devo, ho la responsabilità di vedere le cose nel futuro degli altri e dire: prendo ciò che, no, che va bene e lo riporto nel passato, cioè in terza e in prima, e ciò che non va male cerco di risolverlo prima che quelli che sono in terza e in prima arrivino in quinta. Quindi ho questa grossa fortuna di poter, come genitore, viaggiare nel tempo del, per esempio, dei miei figli a scuola, no? Ho questa proprio anche, ma è anche il piacere, perché veramente tu, come i canali col telecomando, no? Tu puoi andare avanti e indietro nel tempo, semplicemente, anche banalmente, quando tornano i figli a casa, dici: tu che sei in prima, cosa hai fatto? E senti questa cosa qua, dici: ah, questo qua è, l'ha fatta anche quell'altro che era in quinta, perché è nel suo passato. Ma la cosa bella è che tu istantaneamente puoi viaggiare veramente nel tempo. Ma sì, questa cosa qua funziona anche sul lavoro. Quindi, per esempio, è una cosa che è successa. Io disegno con i software CAD, no? E i software CAD, quando sono arrivati, come per il navigatore, stessa cosa, all'inizio la gente diceva: no, ma per fare un disegno io uso il tecnigrafo e faccio più in fretta a fare un disegno col tecnigrafo. Io lavoravo nello studio di mio padre, ho la fortuna anche di aver avuto questi esempi, no? Quindi io ho sempre disegnato ancora prima che ci fosse il computer, quindi disegni tecnici, queste cose con la china, con i fogli lucidi, eccetera, eccetera. E quando è arrivato il computer, c'è stata proprio questa... alcune persone l'hanno accolto a braccia aperte, altri invece sono stati molto più i famosi adottatori precoci, l'hanno preso subito. La massa l'ha presa con un certo... la famosa curva gaussiana, no? Che si studia in statistica, no? Ci sono gli adottatori precoci, la massa e i ritardatari. Allora tu, se tu arriva una novità nel tuo ufficio e la fai subito tua, è come se tu fossi leggermente nel futuro rispetto a quelli che sono rimasti nel passato. Questa differenza nel lavoro oggi fa una differenza enorme, perché tu, cioè, se c'è da fare, non so, le promozioni, no, perché è un discorso un po' a parte, perché le promozioni usano altre logiche, però se tu devi vincere delle gare di appalto, se devi ottenere un prezzo più congruo in un'offerta commerciale, il fatto di essere leggermente nel futuro rispetto alla concorrenza ti avvantaggerà sempre. Quindi oggi, per esempio, nel campo della cucina, noi riconosciamo, per esempio, Cracco come un innovatore, uno che ha successo nel suo campo, ma lui già 10 anni fa stava studiando gli insetti. Quindi lui praticamente è avanti 30 anni rispetto agli altri. Noi tra 20 anni magari mangeremo gli insetti, no? E lui li studiava già 10 anni fa. E questo vantaggio competitivo che lui ha acquisito, gli torna a suo vantaggio, perché è riconosciuto come un cuoco di successo, no? Quindi il poter viaggiare così nel tempo è sempre una cosa... Sì, ti ho mandato... Questo è un pezzo della scrivania, dell'ufficio, è quello che c'è qui dietro. Perché per me è fondamentale la formazione continua, cioè non bisogna mai fermarsi. Adesso forse lì vedrai anche un altro concetto, che è quello del caos, perché vedi libri di fotografia mescolati. Questo a me piace un sacco. Cioè, allora, te sai come mi avevano soprannominato 20 anni fa, quando ho fatto la prima mostra? No. La semplicità del caos. Cioè, io sono un casino totale, ma estremamente semplice. O viceversa. Ma guarda che il caos comunque ha una potenza generatrice, creativa, e no, cioè il caos è tutto per me, volendo anche esagerare, se c'è un Dio... Caos.
se c'è un dio, diciamo che il caos è simile a una divinità, perché praticamente dal caos può derivare tutto, no? Adesso, questo invece è un altro discorso. No, questo qua è un discorso invece relativo al design, no? Questo è Massimo Vignelli, è un personaggio, secondo me, epico, leggendario per quanto riguarda il design italiano. È famoso perché ha importato fisicamente in Italia il carattere elvetica e che, cioè, tutte queste piccole, sembrano piccole rivoluzioni, no? Noi abbiamo migliaia di fonte e ogni giorno possiamo aggiungere 100 fonte, ma tieni conto che quando è stato introdotto il fonte elvetica, c'erano ancora nella stampa i caratteri mobili in piombo. Infatti, un giorno Massimo Vignelli è andato in Svizzera, appunto, a prendere due casse, mi sembra, piena di piombo, che erano i caratteri mobili dell'Elvetica. Il vantaggio dell'Elvetica è che è una cosa piccolissima ma fondamentale, e il fonte elvetica è affiancabile, un carattere affiancabile all'altro senza spazio. Quindi tu metti due lettere e le puoi attaccare. Mentre, non so, il Times New Roman o altri caratteri che c'erano prima hanno sempre un certo spazio. Quindi quando tu fai un'impaginazione sei obbligato a mantenere una distanza tra due caratteri. Il fonte elvetica no, e quindi il poter affiancare i caratteri o distanziarli quanto vuoi ti rende padrone dello spazio, perché in realtà per esempio il design di tipografico alla fine è semplicemente gestire gli spazi vuoti. Quindi, e che la stessa cosa vale per esempio in fotografia, gestire gli spazi all'interno per esempio di una foto, di un fotogramma, ma anche all'interno per esempio di un libro. Ah, tra l'altro mi è venuto in mente una cosa, poi se c'è tempo, metti anche la foto di quel panorama lunghissimo che è relativa a quel discorso qua. Comunque, beh, torno a bomba al discorso di Vignelli. Vignelli ha introdotto quel discorso qui tra l'altro qua, aspettate che lo prendo, che non so se c'era in quella, sì, della libreria, forse sì, è il canone Vignelli. Aspetta qua, il canone Vignelli. Questo è un librettino piccolissimo, ma è una Bibbia. Adesso ci arrivo un attimo. E allora, no, torna sulla foto di Vignelli, che c'è un'altra cosa, che quella della metropolitana, che è un'altra cosa, secondo me, eccezionale. Poi magari, ecco, no, propongo io un tema per una sera, se vuoi, sulla fotografia di matrimonio, che è un po' uno sport È diverso. quella che io non faccio. Ma no, infatti, però tieni conto che per molti anni, perché a un certo punto è No, no, stato. è bella, No! specialmente come ci eravamo parlati fuori onda, Eh sì. quegli aneddoti che sappiamo di te. Sì, no, beh, ma te lo dico, è veramente interessante, no? E, no, perché per alcuni anni ho fatto anche il fotografo professionista, e in quegli anni, diciamo, una delle fonti di reddito più facili o difficili, dipende un po' dai punti di vista, era proprio la foto di matrimonio, no? Più difficili perché c'era una concorrenza spietata, più facile perché i clienti erano tanti, e quindi stavo dicendo impreparati, ma il fatto che i clienti siano un po' impreparati non giocava sempre a favore nostro, no? Adesso non so. Ecco, il canone Vignelli c'è. No, no, ma torna sul discorso di Vignelli, per esempio, dell'immagine di prima, che c'era dietro la metropolitana. Perché noi adesso viviamo nel 2021, anche nel 2000, così non ci rendiamo conto di queste cose. Massimo Vignelli ha fatto tutta la cartellonistica della metropolitana di New York, americane, eccetera, eccetera, no? Ma la cosa che adesso vi dico io, e che magari all'inizio non vedete, quello che c'è, la grossa novità che ha fatto Massimo Vignelli è che prima, sapendo l'antefatto, arrivate anche alla conclusione. Allora, prima ha introdotto le griglie nell'impaginazione dei quotidiani, cioè il fatto che noi adesso abbiamo i giornali su sette colonne, nove colonne, l'ha introdotta Massimo Vignelli. Cioè, pensate che
fino a prima degli anni 50 così non si utilizzavano le griglie, cioè si impaginava un po' così come capitava, e ha introdotto queste griglie che per noi oggi sono una cosa ovvia, però fino ad allora non si utilizzavano. Dopodiché, cioè, la genialata che ha avuto lui ha detto: ma se noi questa griglia la ruotiamo di 45 gradi e la applichiamo anche in altri contesti, e ha inventato le griglie per le segnalazioni della metropolitana. Quindi è stata una rivoluzione incredibile, perché praticamente un concetto semplicissimo come quello della griglia, applicato anche in diversi contesti, ha dato risultati incredibili. Oggi in tutto il mondo le metropolitane vengono disegnate con questi grafici, no? Quindi a volte, però te lo dico perché ho fatto un workshop e ti ho messo anche una foto di quel workshop, che è quella dove c'è Efrem che fa le foto agli altri. Scusa se ti dico, no, mi sarebbe più piaciuto che così andare un po' a caso, però magari è meglio tenere un filo minimamente logico. Ho fatto un workshop in cui praticamente, e dopo ti dico anche questo, diciamo, il nostro ospite che c'era all'epoca, ho detto queste cose della griglia per quanto riguarda l'impaginazione, e dopo riprendo anche il discorso del panorama di prima, che è legato a questo discorso della griglia. Quindi praticamente durante questo workshop io mi occupavo anche della parte di design proprio dell'album matrimoniale, ho spiegato questi concetti elementari di griglia, di impaginazione, no? E che per i fotografi di matrimonio era una novità assoluta, ma la cosa era abbastanza conosciuta. Quindi a me piace prendere delle conoscenze di altri mondi e contaminare il più possibile. Ma il massimo della contaminazione in questo workshop è stata di prendere un fotografo famoso come Efrem Raimondi, che si vede qua, che ho avuto il piacere, diciamo, di conoscere e di frequentare a lungo, e ho preso un fotografo famoso, appunto, che come Efrem, che ha fatto tutte le foto per gli album di Vasco Rossi, aveva fatto diverse le foto di Del Piero, Ibrahimovic, anche di Valentino Rossi, oltre che di Vasco, e gli ho detto un giorno: senti, ma che ne dici di venire a parlare ai fotografi di matrimonio di un problemino che c'era all'epoca e penso anche oggi? Parliamo di questo problemino e facciamo diventare questo problemino una cifra stilistica dei fotografi che seguono questo workshop. Il problemino era la foto di gruppo, la tanto vituperata foto di gruppo o ai tavoli. Alcuni fotografi di matrimonio mettono anche a contratto che non fanno le foto ai tavoli. E invece noi abbiamo preso proprio questo brutto tipo di foto e l'abbiamo fatta diventare invece una cosa caratterizzante, no? Quindi la famosa pietra scartata è diventata testata d'angolo. E abbiamo proprio fatto questo cortocircuito prendendo un fotografo che apparteneva anche all'agenzia Magnum, e gli ha fatto fare questo lavoretto qua, no? Lui si è un po' risentito, però non, essendo, diciamo, vantandomi un po' di essere stato suo amico di costato, perché purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, e quindi lo penso spesso. E quindi ho fatto questo cortocircuito, è stato molto bello perché i fotografi che hanno partecipato hanno avuto modo di ricevere queste informazioni, queste cose molto, molto, molto forti a cui non avevano mai pensato. E tra l'altro c'erano anche dei discorsi molto interessanti sul discorso della committenza e tutto quanto. Però se torni al discorso della panoramica, invece, e quello è interessante perché prima abbiamo fatto tutto questo discorso sulla griglia e poi l'abbiamo rotto. Ovviamente questo è il bello dello studio e di fare esperimenti, no? Anche del bello della fotografia, che ci sono delle regole e poi è bello consapevolmente romperle e fregarsene allegramente. No, torna su quell'altro, la panoramica. Sì. Perché quella panoramica è, per esempio... Aspetta che tanto cerco la panoramica, ti metto questa qua. Che l'ho trovata per caso. Aspetta che...
C'è un aneddoto che non l'ho capito sotto. Ah, no, come non l'hai capito? Quello che ho evidenziato. scusatio non petita, accusatio manifesta. No, questa è questa panoramica è praticamente, sono foto di matrimonio e di un fotografo molto bravo che si chiama Mauro Pozzer di Vicenza e che quindi diciamo, lui è molto bravo, molto serio, eccetera. Allora un giorno l'ho chiamato così a sorpresa, siccome era tanto che non lo vedevo, volevo andare a trovarlo, però prima di andare a trovarlo gli ho detto, senti, prendi un tuo matrimonio che hai fatto di recente e stampa tutte le foto. Quindi nel mondo del digitale, quando già tu chiedi a uno di stampare le foto, già si sorprende un attimino. Lui è stato bravo perché le ha stampate. Poi sono andato a casa sua e le abbiamo buttate tutte per terra. Qui si vedono in modo piuttosto. All'inizio, cioè lui non sapendo cosa stavo facendo, le ha buttate abbastanza in ordine, no? Uno dei problemi del matrimonio è proprio quello di che le foto hanno tutte una sequenza temporale molto ben definita, no? Che dal punto di vista del cliente può anche andare bene, dal punto di vista del fotografo va bene il primo, va bene il secondo, al terzo è già una rottura di scatole, che è sempre la stessa sequenza, entrata in chiesa e scambio degli anelli e uscita, eccetera, eccetera, no? Ricevimento. Sempre allora, due cose abbiamo fatto, le abbiamo buttate per terra, poi dopodiché le abbiamo mescolate allegramente. E dopodiché io avevo portato da casa delle cornicette in cartone che avevano la misura di mi sembra 30 centimetri di lato per 70, praticamente anzi era, quelle che ho portato io erano 30 per 60, perché tra l'altro quell'album dopo ce l'ho già qua, dopo ve lo faccio vedere che mi sono fatto stampare una copia. E questa cornicetta praticamente con tutte le foto per terra mescolate, e dopodiché abbiamo messo questa cornicetta per ritagliare le pagine. Quindi adesso vediamo se lo trovo qui in fondo. Ci dovrebbe essere, esatto. Allora, vediamo se si capisce un po' quel discorso lì. Praticamente, aspetta, che devo trovare la macchina, dov'è? Abbiamo fatto questo lavoro, le abbiamo messe tutte per terra e le cornicette le abbiamo sovrapposte così. Facendo questo lavoro, alcune foto sono rimaste tagliate. Però, siccome la fotografia è sacra e non si può tagliare così, un po', sì, si può tagliare, però va fatto con, diciamo, un po' con un certo significato. Allora, abbiamo fatto questo metodo di impaginamento, di impaginazione, non so come si dica in italiano, e che praticamente funziona così. Ci sono sulle pagine, adesso spero che si veda bene, c'è sempre una o due foto intere, tipo questa, e le altre come viene. Quelle che però, tipo questa, che è il contrario, sì, questa qua, o quelle al sopra, che sono tagliate, per rispetto della foto, in un'altra pagina poi figureranno intere. Quindi quella foto tu non ce l'hai tagliata, ce l'hai sempre una volta intera. Adesso se, non so se trovo quelle lì o No, altre. bello. Capito? Bella Tipo quella, proposta. forse è tipo questa. Sì. Capito? Questa è intera e assieme ci sono sempre delle altre che sono tagliate. Questo, perché questa cosa qua? Perché con una tecnica cinematografica, in pratica, tu dall'inizio puoi inserire, senza che diciamo, il tuo cliente se ne accorga, delle foto che sono già, per esempio, riferite alla cerimonia, no? Adesso, per esempio, non so se le trovo, qui non si capisce bene, però ci sono delle cose che sono contemporaneamente dei preparativi e con quel trucco abbiamo messo dentro anche delle foto, magari del ricevimento, dei balli, quelle cose lì, che il nostro cervello le vede, non capisce subito di cosa, come nei film, no? Ci sono la famosa pistola di Hitchcock, no? Che magari nella prima scena vedi che c'è una pistola. Il tuo cervello sa che prima o poi quella pistola tornerà e sparerà qualcuno. Però così praticamente abbiamo introdotto questa tecnica cinematografica negli album di matrimonio e così abbiamo fatto un po' di cose. Questi album poi sono andati a Las Vegas, sai che c'è il
il VPPI, quella fiera per matrimonialisti, e siamo andati abbastanza bene, nel senso che i primi premi sono sempre il primo premio, questo ha preso il secondo premio. Il primo premio è un po', diciamo, l'amico una volta vota in una categoria per un altro amico, l'altro amico, eccetera, ma non so se si possono dire queste cose, ma si sanno che più o meno va così. Quindi vabbè, ci sta, nel senso che poi vedere una cosa così con tutte le foto tagliuzzate qua e là, alcuni magari non piace tanto, no? Quindi diciamo che poi il matrimonio che è stato scelto da Mauro era un matrimonio di altri due fotografi e quindi erano contenti. Ma tra l'altro questi due fotografi che erano, diciamo, oggetto del matrimonio hanno apprezzato moltissimo questa cosa e hanno ampliato ancora la cosa, perché hanno praticamente stampato tutte le foto singole 30x60 e hanno praticamente esposte nel loro studio così come sono, cioè ogni nuovo quadretto 30x60 con le foto tagliate è diventato un'altra foto così composta, no? Un po' come invece, se fosse... Invece le foto di una volta vanno, o le foto di adesso vanno sempre stampate, secondo te, o mantenute su un file e mai guardate? No, vanno anche stampate, nel senso che cioè io vedo, lo uso come un termometro, no? Da un lato il numero di foto prodotte in un anno, per esempio io guardo quelle delle mie figlie, no? E dall'altro le foto stampate in un anno, e lo uso un po' come termometro. Quando vedo che c'è uno squilibrio tra foto fatte e foto stampate, oppure manca totalmente tipo la foto stampata, così percepisco che c'è qualcosa che non va, no? E quindi vado a indagare su cosa può essere successo, per quale motivo, per quale magari circostanza non ci sono le foto stampate, no? Quindi lo utilizzo in quel senso lì. Per quanto riguarda, diciamo, dei clienti paganti, consiglio sempre di avere delle foto stampate, perché quelle fanno parte della storia dell'azienda o del soggetto che le ha commissionate. Mi viene in mente appunto che uno dei progetti di Scuola 2039 è stato proprio forse quello che ti ha colpito all'epoca, sì. E che in tempo di Covid abbiamo fatto la foto di classe. Adesso io mi sembra che non te l'ho messa dentro, no. E non ce l'ho neanche qua da vedere, male. E abbiamo fatto queste, tra l'altro era bello perché volutamente l'ho fatta diversa dalle foto classiche. Cioè la foto classica che veniva data fino a 2 anni fa era 13x18 con tutti i bambini in fila, con la maestra a fianco, la classica foto ricordo, no? Allora io invece l'ho fatta minimo 20-30, nel senso che alcuni hanno avuto 20-30 e alcuni hanno avuto 30x45, verticale, con un design diciamo ispirato a Mondrian, e tutto, cioè, per creare, diciamo, un precedente. L'idea è che ho utilizzato anche nella presentazione di questo progetto, è che durante il Covid noi abbiamo avuto una specie di muro bianco, no? Se noi ci chiudiamo in casa e la paura ci blocca, il muro rimarrà sempre bianco. E nella presentazione ho messo proprio... proprio con una linea temporale, no? Nel futuro, se noi quest'anno mettiamo una foto, l'anno prossimo noi abbiamo il coraggio di fare altre foto e pian piano questa parete si riempie. Quindi tra 10 anni il bambino che è cresciuto, diciamo, purtroppo in una famiglia timorosa e chiusa, avrà sempre quella parete bianca. Il bambino cresciuto nella famiglia o nella scuola che crede anche nella forza della fotografia avrà quella parete piena e sarà piena di esperienze, piena di amici e tutto quanto, e non c'è paragone su quello che, cioè, uno deve desiderare per i propri figli, no? Cioè non dobbiamo neanche discuterne, è chiaro che è così. Purtroppo la paura blocca tante cose e anche, diciamo, lo sviluppo e lo studio di nuovi messaggi e linguaggi, più linguaggi che messaggi. A proposito di paura, è messo Spider-Man. No, l'altra. Questa qua.
No, la foto che mi rappresenta di più è Spider-Man, ecco, quindi dopo ci torniamo. Sì, questa è sempre Alice. Sì, no, questa diciamo è un po'... Questa l'ho messa perché è un passaggio, no? Dalla foto, diciamo, 2.0 alla foto... Cioè, la foto 1.0 è quella che si è vista prima, cioè gli anni 80 con la Polaroid, cioè proprio un gioco da bambino, no? Poi c'è stata una foto... più consapevole coi circoli fotografici, proprio c'è un discorso di passione che poi è diventato anche una professione. E poi dopo c'è stata una foto 3.0, che è quella di adesso, in cui diciamo faccio pochissime foto e le faccio principalmente per me, quindi non ho clienti di tipo fotografico. E le faccio per me e per le mie figlie, quindi quando sono per la mia famiglia o, cose, o viaggi o cose così. E quella foto ha segnato un po' il passaggio. Il passaggio è questo, no? Ecco, in questo caso è sempre una foto relativa a dei progetti, però la foto è cambiata. Allora, in informatica c'è quello che si chiama timestamp, cioè quando tu registri, tipo in banca, se registri un'operazione, c'è sempre data e ora e tipo di operazione, no? In tutti i database c'è data e ora, aggiunto questo tizio all'archivio, una riga di database. E io utilizzo la fotografia come timestamp. Allora, questa foto è che ha sostituito nella cornice il diploma di laurea, è una foto molto importante perché... l'abbiamo fatta al mare a settembre del 2017 e nella nostra famiglia c'è stato un terremoto intorno a febbraio del 2017 e questa foto è stata fatta nello stesso luogo dell'anno precedente dopo che c'era stato questo terremoto. Cioè, nel senso, riuscire a rifare la stessa foto dopo essere stati colpiti dal terremoto, per me significa proprio una rinascita, no? Quindi, nella mia vita, questo tipo di foto rappresenta, il timestamp su quell'evento, no? Cioè il ritorno, diciamo, ritorno anche alla vita nel senso vero e proprio. E quindi la fotografia per me ha questo significato. Oggi, diciamo, quelle foto importanti, perché poi le foto, che ne so, alla neve o cose così, la faccio anche così, anche con l'iPhone, senza problemi. Però le foto, queste foto importanti sono quelle che segnano degli eventi, dei passaggi, su questo c'è anche un po' di dibattito con la moglie, no? Nel senso, per me sono delle medaglie, cioè sono delle cose, dei risultati ottenuti, perché non sempre Dei dobbiamo... punti, dei punti fermi da cui ripartire. Esatto, quindi si parlava anche qualche giorno fa sul discorso anche del valore economico della fotografia. Quindi per me quella foto non ha prezzo, nel senso che cioè non, se uno mi fa questa foto e non la faccio io, mi chiede 100 euro, 200 euro, 1000 euro, per me sono niente in base al significato che ha. Già. E nell'ambito di alcuni, diciamo, gruppi di fotografia si parla spesso adesso anche di alcuni ritratti che vengono pagati anche migliaia di euro, no? E su questo abbiamo fatto anche degli studi, delle prove, no? Per esempio, vi ricordo un ritratto, tipo un poster molto grande di tipo glamour, così, sì. No, come si chiama quello che mezzi nudi ha letto, che gli sfugge la parola? Vabbè, mi verrà. Di una signora che ha pagato 2.500 sterline un ritratto, no? Poi andando a vedere questa cosa qua, questa signora aveva avuto anche lei un problema di salute molto grave, aveva 61 anni, a parte che in foto ne dimostrava 41, quindi solo per questo il valore della foto era abbastanza elevato, ma Boudoir. boudoir, bravo, cioè, non mi era sfuggito, sì, boudoir. Con tutte queste lingerie e tutto quanto, però lei praticamente in casa aveva un poster 70%,
pagato sì 2.500 sterline, ma un certificato che era tornata in vita, no? Quindi queste non hanno prezzo, hanno un valore altissimo. E quindi mi piace considerare la foto come questi punti qua. Mettendola in relazione a questi tipi di foto, ovviamente la foto di matrimonio diventa una cosa molto rutinaria e che perde anche di significato. E quindi niente, cioè, mi sono un po' disinnamorato della fotografia, appunto perché c'era un uso, diciamo, commerciale, un po' oggi non mi vengono le parole, ma sarà la vecchiaia, cioè tipo un po' inflazionato, nel senso che essendo aumentato il numero di immagini che ogni giorno vengono prodotte, inevitabilmente il valore della singola immagine scende, no? Quindi mi sono un po' tirato indietro dal fare tante fotografie e tenermene soltanto alcune sugli snodi importanti della vita, no? E si ricollega anche agli studi che faccio per il lavoro, no? Nel senso, ma anche per esempio un lavoro come il tuo, immagino, perché tutti i lavori secondo me sono simili, hanno delle cose simili, cioè la storia di un cliente non è cioè, da quanti anni è cliente di una certa azienda, perché magari uno è cliente oppure uno è iscritto a Clubhouse da 10 mesi ma non ha mai parlato, non ha mai partecipato a nessuna room, oppure uno è iscritto da una settimana, però come ritengo nel mio caso, pur essendo iscritto da 10 mesi però è solo una settimana che sono tornato attivamente. Conoscere in quel periodo tante persone molto interessanti è molto più interessante, appunto, andare ad analizzare i singoli eventi piuttosto che 10 mesi totalmente vuoti, no? Quindi anche fare sempre ogni anno 100.000 foto come si faceva prima, così, ma tutte prive di significato, o farne 100 ma tutte che hanno un valore per te, allora preferisco questo tipo di fotografie, no? Cioè fotografare di meno ma dandogli dentro un peso maggiore. Allora ti fermo un attimo, Fabrizio, sono le 8, non so se devi fare oppure continuiamo, possiamo parlare ancora un po'. Vabbè, andiamo avanti 5 minuti, 10 minuti, quello che vuoi. Allora, vado con le domande. Al momento non mi hanno chiamato, quindi va bene. Vado con le domande, inizio con le domande finali, poi le altre foto le facciamo vedere un'altra volta. Allora, adesso ti do 2 minuti di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa in questo momento e che vuoi lasciare agli altri. Poi se da Clubhouse ci sono anche Matteo e William che vogliono fare qualche domanda, possono alzare la mano e venire su. Ma guarda, ovviamente stavo pensando a quelle foto non hai mostrato, per capire che ho sempre questo incubo di cose che perdo per sempre e non saranno mai più recuperate. E guarda, onestamente non mi sento all'altezza di consigliare niente a nessuno. L'unica cosa che secondo me, che spesso mi fa riflettere, è questo: noi ci sentiamo molto spesso impotenti di fronte alle cose che succedono nella vita, no? Ci sono tante cose che noi non controlliamo che possono succedere, ci sono tante cose che sono molto più grandi di noi. Ma io non penso soltanto a discorsi di salute, non salute, ma penso anche, per esempio, al cambiamento climatico, no? Noi ci sentiamo totalmente impotenti perché, non so, diciamo, la Cina inquina molto più di noi, gli Stati Uniti inquinano molto più di noi. Però noi dobbiamo spesso avere questa immagine mentale, no? Una bilancia su cui ci sono dei pesi enormi, per esempio, banalmente, non so, le emissioni di CO2, no? Cioè nel mondo le emissioni di CO2 sono veramente enormi, no? Da un lato ci sono le emissioni e dall'altro lato la capacità della Terra di assorbirle, di amalgamarle nei vari cicli dell'acqua, eccetera, eccetera, no? Intrappolarle nell'oceano, queste cose qua. Quindi se uno pensa a queste dimensioni
di grandezze fisiche che ci sono nel mondo, dice no, io non posso fare niente, quindi anche se lascio aperto l'acqua del rubinetto o uso una macchina di smarmitata di 20 anni fa o mangio, questa è un po' polemica, mangio la bistecca tutte le sere, chi se ne frega, tanto nel mondo c'è chi inquina più di me. Però io ho questa immagine che invito anche altri ad avere spesso, cioè abbiamo una bilancia su cui più o meno i pesi si bilanciano. Su questa bilancia, se noi abbiamo a disposizione una piuma, cioè noi, a seconda di dove la appoggiamo sul piatto, possiamo far ribaltare tutto il piatto, tutto il sistema, tutta la bilancia. Quindi noi non è vero che non possiamo farcela. E anche queste tue chiacchierate sono molto importanti, io ti ringrazio, perché se anche noi riuscissimo a sensibilizzare una sola persona, questa poi magari, se io riesco, anzi sono contento perché sono riuscito in qualche modo a incuriosirti e a fare in modo che tu poi mi chiamassi, eccetera, eccetera, e se riusciamo anche tutta la nostra vita anche a convincere solo 10 persone o a sensibilizzare o a incoraggiare proprio, cioè dare coraggio, poi questi 10 a loro volta, anche una cosa matematica, no? Cioè, se la prima generazione convinco 10 persone, questi 10 a loro volta ne convincono altri 10. Cioè, in poco tempo noi riusciamo. Esatto, in poco tempo noi possiamo convincere milioni di persone. Quindi non è vero che non possiamo fare niente. È solo che se noi ci rifiutiamo di prendere delle decisioni e di avere coraggio, di partecipare attivamente alle cose che facciamo, poi alla fine c'è sempre qualcun altro che prende le decisioni al posto nostro, perché qualcuno poi. E quindi noi siamo come dei passeggeri, dei manichini a bordo delle navi degli altri. Quindi dico, bisogna partecipare attivamente. Io ce l'ho scritto anche qui in ufficio. Il cambiamento dipende da noi, in primis. E il tempo migliore è subito, quindi non è che dobbiamo aspettare anni o mesi, perché poi non si farà mai. Cioè procrastinare non è mai una buona strategia. Quindi quando mi fai sentire un pezzo al pianoforte? Ma ti dico, guarda, quando tu mi hai chiesto le foto, mi hai chiesto anche se avevo delle canzoni, delle cose così. Tutto sommato, in questo momento ti dico, non sarebbe molto significante. Quindi ti dico, la prossima volta parleremo di pianoforte, di musica, frequenze, queste cose qua. Progetti da domani ai prossimi 6 mesi. Ma i progetti sono sempre quelli di... Allora, dico uno semplicissimo, così è più facile da realizzare. In contemporanea io ho un metodo, magari un'altra volta parliamo anche di questo, c'è il metodo, c'è anche su YouTube, se cercate 101 desideri, io l'ho fatto diventare 101 progetti. Quindi ho sempre attivi più di 100 progetti, e quindi anche perché poi casualmente... ci sono delle cose che fanno avanzare esponenzialmente i singoli progetti, quindi è meglio tenerli tutti aperti e poi, siccome sono tutti abbastanza complessi, poi casualmente poi dopo si trova la soluzione di uno o dell'altro e si va avanti, no? Un progetto che mi ripropongo è quello di dormire di più. Cioè, è una cosa molto semplice, mi devo sempre ripromettere che la mia famiglia, me stesso come salute fisica e mentale e il mio lavoro, siamo come delle squadre di sportivi, no? Quindi dobbiamo essere sempre, poi tra l'altro lavorando come partita IVA, come azienda, così non posso neanche permettermi di ammalarmi o di non essere in forma. Quindi dobbiamo essere sempre, considerarci degli atleti, essere sempre in forma, essere sempre, diciamo, preparati ad affrontare in modo migliore la giornata. Quindi dormire tanto e mangiare bene, non esagerare in diverse cose, quindi diciamo che i difetti più gravi non penso di averne, tipo il fumo e altre cose, quindi devo dormire di più. Questo è un progetto per i prossimi anni, per i prossimi giorni. Da stasera. Sì, no, da adesso, perché già abbiamo caso. Adesso tocca a te fare una domanda a me. Sì, no, questa ci ho pensato. Puoi scegliere la domanda cattiva o la domanda buona? Tutte e due. Allora ti faccio quella cattiva prima. Allora, in queste bellissime chiacchierate,
voglio che tu mi dica, magari senza fare nomi, una cosa che ha detto un tuo interlocutore che tu non hai gradito, non condividi e che magari, sì, non le ho viste tutte sicuramente, ma che non hai avuto il coraggio di controbattere o di rispondere o che ti ha dato fastidio ma che non hai corretto subito. Non ci crederai, ma non è così per lodarmi. Sono andate tutte bene, perché quando uno mi dice la sua idea, io l'affronto subito e quindi è tutto in diretta, no? E non abbiamo parlato. Può essere stato una volta, massimo due, di politica, calcio, le cose che razzismo, le cose che mettono in proprio scontro, perché non si andrà mai d'accordo, religione, tutte queste cose, no? Ci sarà sempre un qualcosa per non essere d'accordo, da una parte o dall'altra. E a me piace affrontarle apertamente. Ed è per questo per dire che su Clubhouse non vado in certe stanze, perché sono estremamente polemiche e non riesci a dire la tua. Cioè, se è bianco è bianco, se è nero è nero, no, devi capire che c'è anche chi la pensa in un modo diverso da te. Però affrontandole, guardandosi negli occhi, in questo caso la diretta è molto più bella per me di Clubhouse, perché la voce può essere interpretabile certe volte, no? In base all'emozione che hai, in base a quello che vuoi dire, ti può calare la voce, puoi diventare aggressivo. In diretta no, perché vedi comunque come la persona si atteggia e quindi di conseguenza ti comporti. Io ho un carattere sufficientemente rilassante, mi dico, non so perché, però metto proprio agio e non ho discusso di particolari problemi pesanti, sempre cose piacevoli e mai trovato contrasti. Buona, cioè, cosa... Ci credi? dipende dal carattere delle persone. Io avrei trovato, anche in me stesso trovo sempre un sacco di contraddizioni, quindi Perché io dico sempre, c'è sempre da imparare dalle persone, no? sì. Poi la domanda buona. No, la domanda buona invece è se c'era una cosa, tu un segreto che hai carpito da un tuo interlocutore che, utilizzando un linguaggio che non mi piace tanto, un salto quantico, perché quelli sono comunque relativi alla scienza, alla fisica e non, diciamo, alla psicologia. E no, una cosa che ti ha colpito particolarmente, a cui tu magari non avevi mai pensato, e una cosa che veramente potresti scolpire sul muro, come io ho qua le mie cose. Il fatto di certe volte farmi scivolare di più le cose addosso, prendermela di meno, questa è una cosa che devo appenderla lì al chiodo, proprio anche perché si passano, cioè fai conto una media di un'ora per 346 dirette, sono 346 ore che ho passato in compagnia di persone che mi hanno regalato qualcosa, no? Le loro esperienze, così. E sarebbe limitante dire una sì e l'altra no, sia in ambito artistico, sia in ambito personale, in ambito amicizie, anche perché proprio da Clubhouse sono nate tante amicizie. Un giorno che posso venire su verso Varese, dico: oh, Fabrizio, sono qua, andiamo a prenderci un caffè. E c'è stato domenica per dire ero a Modena, ho detto: ma sono a Modena, chi c'è? C'è Valerio, un mio amico con cui ho chiacchierato all'inizio delle dirette. Ho detto: cosa fai adesso? Vieni a prendere un caffè, scendi dal letto. E gli ho ribaltato la giornata e mi ha ringraziato perché io non avevo idea di cosa fare oggi,
probabilmente sarei rimasto tutto il giorno a letto, oziando così, perché ha una situazione poco piacevole e mi fa ti ringrazio. Io non ho fatto nient'altro che chiamarlo e invitarlo fuori a prendere un caffè. Con la stessa domanda, alcune persone si sono rivoltate contro e dire no, io sono impegnato con la famiglia, sono impegnato, cioè una domanda. Sì, no, poi dopo non c'è bisogno di prendersela. Cioè, io te mi dici, sono venuto apposta a Varese per venire da te, tu mi dici di no, ok, posso prendermela, però torno anche a casa. Te mi dici, vengo qua, ho avuto un imprevisto, sì, vabbè, troverò qualcos'altro da fare. Siamo sempre noi che decidiamo cosa fare oggi e domani, no? Sì, certo. Beh, siamo responsabili anche della nostra felicità, quindi abbiamo tante responsabilità, non solo come genitori, ma anche verso noi stessi e le persone che sono care. Domani mattina mi alzo dopo che ho dormito molto e E vengo qua di corsa perché c'è la mia amica Gwen che fa una conversazione in inglese, è un'amica di Dublino, quindi per la serie della formazione continua parleremo, non so di che cosa, però è una cosa molto bella che è da qualche mese che stiamo portando avanti. Domani mattina facciamo questo. E l'unica cosa che ho imparato in questi 50 anni è che quando tu ti alzi la mattina devi essere pronto a ripartire da zero in qualsiasi cosa, no? Quindi mi è successo anche settimana scorsa, per esempio, succede spesso che veramente uno fa dei programmi. Ecco, una cosa che non mi piace tanto, alcuni consigliano come metodo di addormentarsi la sera facendo già un programma per la giornata successiva. Ho sperimentato diverse volte che sì, uno può fare tutto il programma dettagliato, preciso quanto vuole, utilizzare tutti i metodi che vuole, il metodo Pomodoro o che cosa, poi succede qualcosa e devi essere pronto a ripartire da zero. E quindi quello che ho imparato è veramente avere anche degli strumenti intorno, oltre che delle persone preparate a questo. Come in guerra, succede, suona una sirena e uno deve saltare giù dal letto e deve essere, diciamo, non si è mai preparati alla guerra, non si è mai preparati all'imprevisto, però bisogna prepararsi con gli strumenti giusti e le cose giuste, no? Non Esatto. lasciare delle cose che non sono funzionali a questo, no? Perché veramente può succedere di essere chiamato improvvisamente a reagire in un certo modo e quindi bisogna essere pronti ogni mattina a ripartire da zero. Quindi domani mattina può darsi che ci sia questo incontro con la mia amica Gwen, però poi in pratica bisognerà vedere, non sappiamo. Anche perché, come mi hanno detto la settimana scorsa, quando uno va a letto, l'anima si stacca dal corpo e va su. Ecco, questa è una di quelle frasi che, per esempio, avrei criticato pesantemente. Però non è detto che torni giù alla mattina. Quindi, quando ci alziamo, dobbiamo essere contenti che iniziamo anche domani una nuova giornata. Sì, la cosa bella della vita e di tutto che, anche per quanto tu possa avere problemi, per quanto possa essere a terra, per quanto possa non avere neanche un soldo, eccetera, c'è sempre la possibilità di migliorare e di risorgere ogni mattina, no? Quindi ho anche un libro di un padre, una donna, padre protestante negli Stati Uniti, tutta tatuata, tutta strana. E dice che Dio non vuole che noi siamo tutti infighettati, che andiamo la domenica, ma vuole che ogni giorno, ed essere scritto anche in qualche salmo, e forse l'abbiamo anche utilizzato nel nostro matrimonio, vuole che siamo una cosa nuova ogni mattina. Quindi impegnarsi ad essere nuovi ogni mattina è veramente una cosa molto difficile, però è anche stimolante, divertente, sfidante, quindi E ci soprattutto proviamo. non costa niente.
come fatica, sì, però come no, in proporzione alla soddisfazione che ti dà poi dopo quando ci riesci, o comunque intravedi anche solo la possibilità di riuscirci, perché non è detto che uno ci prova, e anche se provare contiene anche già una percentuale di fallimento, quindi dice voglio essere nuovo ogni mattina, perché ci insegnano anche a dire vorrei, ma è più giusto dire voglio, perché vorrei tiene già conto di un possibile fallimento, quindi cercare, provare, vorrei, vanno tolti, teniamo voglio, faccio e dico, e anche con un po' diciamo di arroganza, ma sana, nel senso di dobbiamo puntare ad obiettivi sempre più alti. Io ti ringrazio Fabrizio, ringrazio Maria Picchio Tenace Rock che hanno scritto, e Matteo Consolini, Rosanna Favaro, Lucrezia Borsi, Alessandro Lui, Valeria Alciati che hanno cliccato, tutti quelli che non hanno cliccato scritto ma che ci hanno seguito, tutti quelli che ci seguiranno da domani in poi sul canale YouTube Miraggio Deluxe, io ti farò avere il link e te potrai condividerlo con chi vorrai. Con molto piacere, grazie, grazie, grazie Lucio, bellissima. E adesso buon proseguimento per la prossima chiamata che hai con la fine del mondo. Col Cile, siamo. Va bene, per lavoro però. Esatto. Buona serata. Hasta sempre allora, per entrare in clima. E vai a dormire, mi raccomando. Speriamo. Ciao. Ciao, grazie Lucio, grazie, un abbraccio. Ciao.